Una conferenza di fine anno con il sindaco Alessandro Ginelli, una conferenza di fine anno, un po' anche di fine mandato, per quella ci sarà tempo, però sostanzialmente avete un po' tracciato insomma quelle che sono state davvero eh, tutte le azioni insomma della, della giunta. Eh, lei ha detto sono stati assessori e ovviamente il sindaco con loro appassionati, che vuol dire? Perché chi è che non è appassionato nel fare questo mestiere? Ma si può interpretare in tanti modi il ruolo del sindaco, dell'assessore. Eh, visto il rapporto che c'è tra l'impegno richiesto per dare un buon risultato e il corrispettivo che ne deriva, non c'è dubbio che chi lo fa, lo fa per passione, non certo per trovare un mestiere. Anzi, molti di noi hanno subito complessivamente una perdita economica nel svolgere il ruolo di amministratore e questo è dimostrato nelle nostre dichiarazioni dei redditi, sono pubbliche, sono pubblicate. Ma oltre a questo c'è da dire che si è sentito anche da come esponevano, c'è stata molta passione da parte loro, quindi si sono appassionati ai temi che io ho messo nel loro piatto per essere opportunamente cucinati e i risultati credo che si siano visti. Allora, mh, terrei l'argomento cultura per ultimo tra lei si è tenuto questa delega, tra l'altro, quindi insomma ne parliamo come ultima domanda. E a proposito di passione, eh, l'assessore Sacchetti ha appassionatamente descritto questo passaggio che lui eh, si auspica avvenga prima che si chiuda la, la eh, legislatura della giunta regionale, e cioè io lo chiamo raddoppio. Del termovalorizzatore di San Zeno, lei magari mi correggerà, però lo sì, chiamo raddoppio per far capire Ecco, esatto, sì, e lui ha detto testuali parole: è più, la più grande eredità che noi possiamo lasciare come giunta. È vero, è vero perché l'impianto di San Zeno ha subito continue modificazioni, è nato nel 99. Tra l'altro, con un appizzico di orgoglio, posso dire che le strutture di quell'inceneritore, su incarico del sindaco Ricci, le calcola io, le progettai io e quindi diciamo, ci sono anche un po' legate emotivamente. È un impianto che si è molto modificato nel tempo e che ha trovato adesso il suo punto diciamo, di caduta intermedia in un impianto di recupero integrale, uno dei pochi in Italia, cioè in quella stessa piattaforma si raccoglie, si differenzia, si ricicla, si riusa e si incenerisce anche producendo energia in un certo modo. Eh, la parte legata alla lavorazione dell'organico, che è uno dei grandi risultati della raccolta differenziata, Consente oggi di lavorare soltanto 6.000 tonnellate annue, che sono lo stretto necessario per lavorare quello che, anzi, non basta nemmeno perché una parte no del nostro verde, del nostro organico, va in discarica da un'altra parte perché non si riesce a trattarlo lì. Allora è in corso una rivisitazione dell'intero impianto che prevede due punti fondamentali, uno più importante dell'altro. Uno è quello del cosiddetto revamping, cioè la caldaia che è fisicamente un oggetto dentro il quale si brucia roba. Dentro ha dei, de, una parte di materiale refrattario, sono dei, eh, de, potremmo immaginare come dei mattoni, che isolano termicamente l'interno dall'esterno. Negli anni questi vengono periodicamente sostituiti con pezzi nuovi. Arriva un momento in cui è opportuno sostituire tutto il refrattario con nuovo materiale di nuova generazione che di fatto occupa meno volume, quindi dentro la caldaia si potrà bruciare un quantitativo maggiore di materiale, rimanendo la caldaia quella è vero che il quantitativo introdotto è maggiore quindi in realtà è un incremento di produttività non c'è dubbio ma viene fatto con, un, con un, lo stesso ciclo produttivo di prima con, ripeto, questo contenitore che ha degli isolatori meno spessi di prima cioè di non, non si allarga fisicamente l'impianto no, sì. ma si brucia più tonnellate okay. e lo si brucia anche con caratteristiche diciamo dal punto di vista termico migliori mm. si disperde meno calore si produce comunque la stessa quantità di fumi ma che opportunamente captati vanno in atmosfera con un quantitativo strettamente necessario e comunque a tabella di inquinanti e produce comunque energia elettrica di vario, eh, scusate, energia di vario tipo. Il vapore viene fatto espandere in turbina, si crea energia elettrica, l'energia elettrica va a rete, una parte dell'energia elettrica prodotta viene ridata ai cittadini gratuitamente per le auto elettriche, i cascami energetici finali, quindi i fluidi a bassa entalpia vengono presi e vengono mandati a riscaldare le serre dove si, si coltivano ortaggi, fiori e quant'altro. Quindi è un ciclo produttivo. Completo che viene efficientato. Ma perché la più, la più grande eredità? Aspetti, più... aspetti, non ho finito. Eh, okay. C'è poi quella, la parte più importante che è la linea dell'organico, eh. che una volta che la, la, la regione ci avrà dato l'autorizzazione ambientale a realizzarlo, è una linea che tratta l'organico producendo biogas. Quindi è un altro sistema di economia circolare che si basa sulla lavorazione della, della parte organica, che è uno dei grandi risultati della raccolta differenziata, che non ci, non ci scordiamo, la, il quantitativo maggiore di differenziato è quello legato all'organico. Se diciamo, uno di voi fa la raccolta differenziata in casa si renderà conto che il quantitativo maggiore sì. di materiale che lui mette via è proprio sì. l'organico. Che poi ha una sua eh, filosofia, nel senso che lavorando poi sull'organico si produce una materia prima e seconda che è il compost che arriva in agricoltura. Quindi è un grande impianto che sta funzionando perfettamente e con, que che con questo upgrade risulterà ancora meglio. È un impianto che, come ha ricordato Sacchetti, accoglie numerosissimi studenti, medie e medi superiori, per far capire loro cos'è un ciclo di trattamento dei rifiuti e che svolge un servizio. Eh, essenziale per la Toscana Sud, per la provincia di Arezzo, per la, eh, lo smaltimento dei rifiuti. Allora, ehm, nella, invece, nelle parole del suo vice, Camorrini, eh, non emerge il fatto che, sì, tanti soldi spesi sicuramente nella, nella manutenzione. manutenzione e nelle strade, eh, tanti milioni di euro li ha enunciati, però. Eh, non so se sia irrispettoso dire che la sua giunta sarà ricordata come quella che comunque non ha inaugurato le grandi opere, no? o quantomeno mh, non di sua, di sua, tra virgolette, mano. Eh, Beh, ecco. Diciamo che non si caratterizza per questo, ecco. nel senso che non ci saranno i tagli di nastro di, di, delle grandi opere pubbliche come fu ad esempio la giunta Lucherini dove io facevo il mestiere che oggi paga Morrini. ma in realtà non per colpa sua, in realtà c'è un sistema... Di eh, regolamenti, di leggi che governano i lavori pubblici che di fatto hanno impedito di portare a compimento le opere pubbliche iniziate all'interno di questa amministrazione. Io porto un esempio emblematico per questo. Il, il primo braccetto di tangenziale che verrà ora, si spera di riuscire almeno quello a tagliarlo, quel nastro, prima del maggio del 2020, che collega viale Santa Margherita con via ehm, Bocco Montefeltro. Era un'opera che stava in un cassetto, il progetto stava in un cassetto, perché l'avevo fatta io ai tempi del Lucherini, poi per motivi di tipo politico non, fu, non po. fu approvata, anzi mi fu richiesto dai consiglieri di, di Alleanza Nazionale di ritirarla perché era in corso anche allora una verifica e il sindaco Lucherini mi, mi dissero questi ragazzi guarda, non la portate perché intese vota, io andate a Lucherini e così ma che succede, questi non mi vogliono far fare questa cosa. E eh, vabbè, ritirala che è meglio. Io la ritirai è rimasta in un cassetto. Diventato sindaco, io ho chiappato il Gamurrini e gli ho detto ascolta, te hai nei cassetti un'opera che è sicuramente utile, che è bella e pronta, la devi soltanto attualizzare perché era un progetto un po' vecchio, e farla partire. Ci ha voluto cinque anni. Cinque anni per e fare. Qualche 400, polemica. E qualche, e qualche polemica, polemica. Per fare 400 metri di strada. Mm. Questo non è colpa né del Gamurrini, né dei suoi dirigenti, né dei suoi dipendenti, è colpa di un sistema burocratico pazzesco che sull'opera pubblica incentra la massima attenzione, grazie al codice degli appalti, che in maniera sbagliata ritiene di portare trasparenza nei processi amministrativi di realizzazione di opere pubbliche introducendo una serie infinita di controlli, ciascuno dei quali deve essere passato per arrivare poi a realizzarla. In realtà moltiplicando i controlli non è che si aumenta la sicurezza della... Della pulizia del trattamento dati, anzi, più sono e più si tende a farli con disinvoltura perché pesano. La vera trasparenza si ottiene con pochissimi ma approfonditi controlli. Si sta facendo in Italia purtroppo esattamente il contrario e noi amministratori ne siamo vittima Avete sentito il discorso di De Caro all'Assemblea no. nazionale, Anci? Sì. Lui si è lamentato per tutto questo sistema di lacci e laccioli che ci impediscono talora di fare quello per cui i cittadini ci hanno votato. Bisogna cambiare qualcosa. Ecco, veniamo a, a ovviamente. Io credo che assolutamente verrà ricordato come il sindaco insomma, che ha portato ad Arizzo eh, l'Assemblea la nazionale di ANCI. Tante mm. le so, personalità, dal capo dello Stato in giù, che sono arrivate dalla nostra città. Mm. Eh, anche stamattina si era un pochino commosso o quantomeno insomma eh, l'ho vista emozionata nel raccontare questo passaggio, penso e credo che sia comprensibile questa emozione perché strappare tra virgolette in senso buono a Napoli questa, questo evento insomma. Beh, insomma, è un bel ricordo che mi porto dietro è un bel ricordo che si porta dietro la città, ci ho lavorato tanto per ottenerlo perché di fatto era programmato in altra sede per l'appunto quasi sicuramente a Napoli, poi ha prevalso questa richiesta di farlo nel centro Italia, in una città media, nel momento in cui le città medie per Ancia hanno un significato molto particolare perché diventano in questo momento il punto di focalizzazione per le grandi riforme istituzionali. Ricordo a questo proposito che la deriva è ancora in fase. Di provvisorio esercizio perché le, le province sono state in parte smantellate, ma non definitivamente. Eh, abbiamo visto, sì, come la un presidente governo, che assai bussava alla porta di, insomma, che, del governo. Credo che un forte governo debba occuparsi di questo perché, come ha avuto modo di dire anche a Bruxelles, le città medie oggi ospitano più del 65% della popolazione italiana e sono veramente la colonna vertebrale dello Stato e quindi darne rilevanza e risolvere i problemi che hanno le città medie che sono completamente diversi da quelli delle città metropolitane ma anche molto diversi da quelli delle piccole città di cui comunque il governo e lo Stato si sono occupati beh questo è stato il motivo per cui alla fine Arezzo dopo mia Tante forte mani. insistenza Biffoni dice io sono un centravanti di sfondamento perché alla fine ho sfondato questa barriera e sono riuscito a portare Arezzo grande soddisfazione per tanti motivi ovviamente per la presenza del Capo dello Stato del, eh, del Primo Ministro di, di sei ministri ma soprattutto per 1200 sindaci eh, che sono venuti a Rezzo. Sì, no, effettivamente anche noi abbiamo... Eh... E per un'edizione, io diciamo, siccome a questa fase istituzionale ci tengo molto, sono andato a tutte e cinque le assemblee a cui ho potuto assistere da sindaco, la prima a Torino, la seconda a Bari, la terza a Vicenza, la quarta a Rimini, la quinta a Rezzo. E devo dire che questa è stata la più bella di tutte, ma non perché si è organizzata noi, perché era più grande come superficie espositiva, c'era un numero di espositori maggiore, c'è stata una frequenza, cioè noi si era fatto i conti con gli, mi pare, 600-700 sindaci di Rimini, qui sono quasi raddoppiati, sì. quindi ha avuto un successo. E Arezzo ha avuto un grande successo, è stata riconosciuta come città bella, come città vivibile, come città accogliente, i sindaci dicevano bella, pulita questa città penso che i miei cittadini in genere mi infamano scherzo, ma comunque mi criticano perché la città non è sufficientemente pulita forse sarebbe bene che facessero una girata in un'altra città per rendersi conto della differenza quindi ne porto un bel ricordo e eh, sicuramente quello, se lo porteranno anche gli aretini anche noi, anche noi, sinceramente che abbiamo visto da un altro punto ovviamente d'osservazione queste giornate, però e sono state e poi parlare state... davanti al capo dello Stato è stato eh, immagino, <ride> raccontare la nostra onore. città eh, da, proprio da quell'assemblea esce la difficoltà no, di fare il sindaco oggi, lei l'ha vissuto in più momenti nel suo mandato quando ci sono le calamità naturali. Siete Davvero il primo front office no? che l'abbiamo vista insomma con le ginocchia nell'acqua letteralmente il 27 di luglio. È ecco, vero, vero. è abbastanza recente la conferenza stampa dove avete presentato quello che potremmo o potreste, chiedo scusa, sì, realizzare. Sì. Salvo che la regione batta un colpo. L'ho capita bene? L'ha capita benissimo. Allora no? Enrico Rossi in questa diciamo vicenda drammatica per Arezzo si è comportato bene. Nel senso, non era sul territorio. Eh, con gli stivali nel fango ci siamo andati io e l'assessore Sacchetti e si è dato il primo aiuto in quello che era il momento dell'emergenza e del dramma. Dal momento in cui poi si è cominciato a fare la conta dei danni subiti, al di là della purtroppo irrepar irreparabile perdita umana che abbiamo anche subito, ma dopo il Rossi è arrivato, è arrivato con tutti i suoi tecnici e ha detto benissimo, costituiamo un tavolo sull'emergenza, lo presiedo io, è stato individuato come eh, commissario ha richiesto la calamità nazionale e gli è stata accordata, è a questo punto cosa significa? Che le richieste legittime di cittadini e aziende troveranno un ristoro economico da parte dello Stato. Per i danni ovviamente. Per i danni. Okay. Per i danni. Ora, tutto questo eh, si porta dietro anche la consapevolezza che se non si vuole ripetere eventi, diciamo, risultati come questi bisogna attrezzarsi e quindi bisogna risolvere le criticità dal punto di vista idraulico. Si è fatto il conto della spesa eh? si è visto che le opere pubbliche necessarie per arrivare a ridurre il rischio rispetto a eventi del tipo di quelli che abbiamo subito, perché se torna un altro uguale a quello e si riva sott'acqua un'altra volta non c'è nulla da fare. Però insomma, per, averlo, per avere questa possibilità di stare all'asciutto un numero significativo di volte eh, in un secolo occorre fare delle opere e queste opere ammontano a 12 milioni di euro rispetto ai quali... Rossi ha detto: Se lo Stato provvede in ritardo, pensiamo noi a portare le risorse. Io ci credo. Eh, però dico: bisognerà fare questo benedetto tavolo per vedere se queste risorse veramente ce le mettono. Se poi qualcosa deve anticipare il Comune, siccome questo Comune ha un'economia sana, è riuscito a mantenersi una credibilità finanziaria, possiamo in qualche modo anche noi contribuire. Però bisogna che la, la Regione batta un colpo. Notiamo una. In questo momento, rallentamento dell'attenzione, è passato il momento critico del luglio. Mi auguro che sia solo l'effetto di questo fine anno e del bilancio regionale che ha avuto qualche problema a essere approvato, ma credo che da, da gennaio Rossi, se non vuol tradire l'aspettativa che ha suscitato in questa città, deve convocare quel tavolo tecnico e fare in modo che si possa affrontare seriamente, anche con anticipazione di risorse, il tema della riduzione del rischio idraulico. Eh, Arezzo è indubbiamente una meta turistica, ormai io penso e credo, spero riconosciuta. Eh, non ci sono i bagni pubblici. Ora, dici una banalità. Eh, non ci sono, cioè non è che voglio dire non ci sono i bagni pubblici e soprattutto alcune zone della città come il quartiere di Saione, via Vittorio Veneto, insomma, lamentano una. Eh, come se fossero considerate un po' delle periferie. Ovviamente non si può, eh, io immagino, demonizzare la città del Natale, perché veramente si fa un autogol incredibile, ma magari un'attenzione a queste aree. Va allungata. Eh, va un pochino allungata. Va allungata. Sì. Sicuramente noi siamo. la cioè, città del Natale dà, de, dà dei risultati assolutamente spettacolari. È vero quello che, che voi dite. Noi intanto l'abbiamo allungata perché già in piazza San Jacopo se ci andate, quest'anno sì, c'è sì, un clima completamente diverso che nel passato. Sì, sì. Tutti gli operatori e me l'hanno detto, sindaco è contento di come si sono fatte queste baracche? Dico sì, sono contento perché finalmente sono, sono sì, si chiamano baracche, sono, sono casette, delle, delle dai. casette, Insomma, okay, va vabbè, bene. però sono ragionevolmente anche esteticamente accettabili, non sono quella congerie di cose che erano in passato. Ci hanno investito dei denari, sì. gli abbiamo fatto una convenzione di lungo periodo proprio perché loro devono essere in grado di recuperare Chiaro. con le loro vendite. Quindi già lì oggi si respira un'area diversa, e ci si va a comprare la roba. Io gli addobbi di casa mia del Natale, sono andati a comprarli lì. Bene, vediamo di allungare. Noi abbiamo questa maledettissima barriera che è la ferrovia. Eh sì, eh. eh? Sì. È quella che ci fa da barriera. Vediamo se portando in via Vittorio-Veneto dei Babbi Natale prossimo anno, mi, mi, mi propongo prossimo anno per fare un allungamento Se non fa della... il sindaco, fa il Babbo Natale. <ride> no, no, è che ne, ne so anche io. anche bene no, che no. il copricapo eh, è di vabbè. chiaro colore, quindi eh, si potrebbe anche fare. Ok, una battuta, insomma una ce battuta, la dobbiamo no, anche un attimo concedere, però questi bagni pubblici se fanno o non si fanno? I fa bagni pubblici, allora, purtroppo io in questo un errore l'ho commesso, nel senso che ehm, è stata programmata una commissione per studiare il tema dei bagni pubblici e risolverlo con la localizzazione. Niente risorse. di meno. E la commissione ancora non ha prodotto i risultati che avrebbe dovuto produrre, quindi... Il 2020 sarà destinato anche a questo, però a oggi non ci sono. Eh, quindi no. Per oggi io vi dico che questa è un'inefficienza rispetto alla quale siamo in corso di verifica: di quello che si può una si deve fare. Una commissione per i bagni pubblici. Sì, eh, <ride> ognuno è vittima delle sue non strutture amministrative. Da noi c'è una commissione. Sapete che si definisce il cammello, no? Sì. È il progetto di un cavallo fatto da una commissione. Ah, ok. okay. E fin qui abbiamo capito cos'è la commissione. Allora. Eh, non possiamo dire che va tutto bene a Madame la Marchesa, però perché no. non è così, eh, un suo cavallo. Però di... Sono contento. Sì. Sono contento perché ora poi mi dirà quello che sì, mi deve sì. dire. Comunque, l'atmosfera che si respira in città, a mio modo di vedere, è un'atmosfera diversa da quella che si respirava cinque anni fa. C'è sostanzialmente maggior fiducia, c'è maggior aspettativa per il futuro e questo significa che le attività imprenditoriali hanno cominciato a rifiorire. Cambiando argomento, perché non tutti fanno quello che facevano 5, 6 o 10 anni fa. È una, non è una rivoluzione copernica, copernicana, c'è un adeguamento dell'economia cittadina a un mondo nuovo. E devo dire che gli aretini in questo sono bravissimi. L'assessore allora, Comanducci ha detto da 1000 a 4.500 posti da letto in Da mille posti più. letto oggi ne abbiamo 4.500. Sapete cosa significa questo? Tanti posti di lavoro in più. Tante attività imprenditoriali che prima non c'erano e oggi ci sono. È un modo diverso di fare economia. È un modo che ci consente oggi di declinare Arezzo come città dell'accoglienza, come città io dico della musica, ma comunque dell'arte, del turismo. E questo era impensabile solo cinque anni fa. Quindi io cinque anni di mandato che mi sono sudato lavorando tutti i giorni come un negro. Alla fine penso che il risultato alla città da venir portarsi come un negro. No, no, sorridevo perché c'è una vicenda sulla quale non so se vuol rispondere o no, ma insomma, questi volantini che ci sono stati, a, 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 mi vabbè, perdoni ma allora no, nel senso, non allora è che allora no, non, non la è possiamo. La mamma degli idioti è sempre in senso c'è chi non riesce a star fermo ecco, ma qui, questo, però forse mi porta sì. anche alla domanda un pochino più mm, ecco, sul fronte della non sicurezza reale. Eh, perché sì. secondo me sulla sicurezza reale i risultati ci sono. Le forze dell'ordine hanno lavorato bene. Assolutamente. Ma qual è stato il piano di volta? Purtroppo è sempre un fatto negativo. Noi siamo un popolo che si reagisce bene. Ma la rissa, eh, la rissa certo. di Saione del 2017, sì, sì, 14 agosto sì, sì, quella 2017, è stata veramente la, la chiave di volta. Sì. ma lo sa perché? Perché in quell'occasione il prefetto, la dottoressa Clara Vaccaro, da me, stimatissima prefetto di Arezzo, fino a quel momento mi posso permettere di dire che aveva un po' sottovalutato il problema. Lo aveva più riferito a una percezione che a un'affettiva. Eh. Mancanza di sicurezza. E in quell'occasione lei si è resa conto che in realtà così non era. Ci sentimmo a lungo in quella giornata d'estate. Io ero a Ascoli a salutare il mio amico Guido Castelli e stetti molto al telefono con lei per condividere certe strategie del futuro che lei in sostanza poi ha, ha perseguito. E da allora è cambiato tutto. Tutto è cambiato tanto. È cambiato tanto, condivido il Parco del Pionta assolutamente ha cambiato molto, mm. però le cessioni ci sono, ci sono ancora, sempre. lo spaccio c'è ancora. Eh, soprattutto ecco, questi volantini, ora al di là del commentare il fatto in sé per sé, mm. è negro di M puntini puntini, oh, condivido con lei che sia il cretino e eh, va bene. Eh, Può essere che, eh, insomma, un certo tipo anche di politica e di propaganda abbia portato gli aretini a essere, non voglio usare la parola razzisti, razzisti ma no. ecco, un, un po' diffidenti no, con il diverso? Sono intelligenti. O... gli aretini sono intelligenti, guardate che anche il senso della sicurezza percepita sta un po' cambiando, cioè il vedere il, il ragazzo di colore che passa la via del trionfo non fa più effetto, un po' perché ci siamo abituati. Un po', un po' perché alla fine non fanno niente. C'è stato un periodo in cui le birre ce n'erano un po' troppe che circolavano in certi ambienti, anche dei nostri, eh. però diciamo, i ragazzi di colore si trovavano tutti insieme, bevevano e c'era qualche momento di tensione perché c'era l'apprezzamento della ragazza di passaggio. Mi pare che anche questo si sia molto smontato, molto sgonfiato. Quindi di fatto. Si sta andando verso una coesistenza di etnie diverse nella nostra città, delle quali io dico sempre bisogna tener conto, non bisogna né rifiutarle né farle barricate, ci sono, ci sono, dobbiamo fare in modo che in qualche maniera si integrino con noi. Questo non significa fare un'apertura e richiamarne di nuovo, però ci sono. Io conosco tantissime famiglie albanesi che sono qui da 25 anni, che hanno i figlioli di 10-12 anni nati qui, che se li senti parlare non lo capisci che sono albanesi, perché parlano l'aretina. Assolutamente. E ormai sono famiglie aretine, non italiane, sono famiglie aretine. E noi dobbiamo tenerne conto nel nostro sistema sociale, lo dico per loro, lo dico per i rumeni. Tutto il tema della violenza tra rumeni e albanesi, tipico degli anni 2010-2012, mm -hmm. grazie al lavoro della questura, è un è più le, i regolamenti di conti a coltellate non ci sono più, sono etnie che convivono con noi e ci danno anche mano per tante attività a cui i nostri ragazzi non sono più disposti a, diciamo, in, di inter, a interessarsi. La cultura. E la cultura, che è una delega che lei si è tenuto personalmente, l'ha fatta all'inizio del mandato, poi per tutti, praticamente tutti e cinque gli anni, ehm, molti dicono che è, è grave che non ci sia stato un assessore alla cultura. Siamo si eh, Alessandro Ghinelli. Esatto. Eh, <ride> immaginavo <ride> che avrebbe risposto così: la polemica sul Raro Festival. Insomma, l'accusa la, tra virgolette è che sia stata una cultura per pochi, quindi non inclusiva. Eh, Contesto questa ecco. definizione: la cultura che noi abbiamo proposto è una cultura che ha vari livelli. Noi abbiamo fatto stagioni teatrali, in particolare le prime non dico nazional popolari, ma quasi, abbiamo riproposto titoli di opere di grande eh, diffusione, note a molti e quindi la dimostrazione del successo di questa iniziativa è che abbiamo avuto sempre Petrarca pieno, quindi non è vero per pochi, è una cultura per chi ci viene ma è una cultura che più di tanto è un po', ri un po da risposta, perché il teatro, il teatro più di 450 persone non accoglie. Teatro bellissimo. Teatro bellissimo, eh? che io vedo tutte le compagnie che vengono, sì, sì. bellissimo, rimangono. Di... E guardate che di teatri io ne ho visti tanti, ma il nostro è un piccolo gioiellino, sì, sì, che ha avuto quel restauro che non è mio, è di Beppe Fanfani. Sì, come no. Esatto, ma che è un restauro, <ride> cioè se si va a vedere tutta la parte scenica, eh, la graticcia, le macchine. L'ho visto dietro è io in un'occasione un che veramente cioè, fa, fa bellissimo. Mm. Detto questo, abbiamo risposto aumentando il numero delle serate da una a due, da due a tre, e ci sono sempre venuti dietro gli aretini, e credo che il teatro per la parte prosa sia veramente legato agli aretini e forse a qualche parte modesta della provincia. Della provincia certo. Se guardiamo gli spettacoli musicali, noi abbiamo fatto dalle concerti di Capodanno di Strauss, che voglio dire più popolare di quello, Non c'è, alle cantatrici villani, che è un prodotto di nicchia alla quale però hanno partecipato gran parte degli invitati di Aretini. C'è stato poi l'invito mio e della mia fidanzata ai giovani 25 anni che sono venuti con grande gioia e qualcuno di loro poi mi ha detto che è la prima volta che si viene a teatro, per cercare di veicolare ai giovani anche quella cultura. Raro Festival ha portato, non so se c'eravate, l'evento inaugurale da brividi. Le cantatrici villane, il vero pezzo raro, e poi un'opera di grande diffusione, l'opera più rappresentata al mondo, che è la traviata. Ma in un allestimento che raramente abbiamo, Assolutamente. Raramente abbiamo Assolutamente. visto. Assolutamente. E credo che chi c'era possa mh, testimoniare del grande pregio di quella serata, che purtroppo non abbiamo ripetuto, perché ho voluto con scelta mia e me ne sono preso la responsabilità, ma vedo che nessuno l'ha contestata non ripetere la seconda sera perché c'era stata una vittima nel frattempo. Era, erano i giorni dell'allusione di cui dell abbiamo parlato prima e quindi per rispetto al lutto cittadino non abbiamo fatto la seconda rappresentazione. Però l'arte deve essere tale da proporsi ai cittadini e portarli a un processo di crescita successiva. E lo so, è lunga la storia, ma da qualche parte bisogna cominciare. Io credo che questa amministrazione abbia veramente dato un'offerta culturale a vasto spettro da, che ne so io, Arlecchino servitore di due padroni, che non è certo un'opera concettuale, al, um, ai monologhi di, um, del primo anno di Gabriele Lavia, a cui hanno assistito pochi spettatori, ma ci deve stare di tutto, nel teatro, nella musica uguale. C'è il panino e c'è l'ostrica poi c'è stato anche il panino c'è eh. è che... stato il panino dire... e c'è stata l'ostrica <ride> non è che non ci sia dobbiamo stato dobbiamo abituare tutti al gusto tutti, chi vorrà ovviamente al gusto dell'ostrica perché questo porta a un'evoluzione del gusto e all'evoluzione del gusto consegue una ricerca continua di maggior risposta culturale ed è quello che vorrei dare nel secondo mandato ecco intanto ho già risposto all'ultima domanda <ride> nel 2020 e intanto c'è il wedding prima di tutto, insomma, c'è il matrimonio. Presumo che boh, questa sì, sia. Sì, dico buono nel senso che non è programmato quando perché sì, si vorrebbe fare la primavera, ma siccome sta partendo questa campagna elettorale che non sappiamo come si tingerà, che impegno mi richiederà, ah, ecco. Eh, è margine disponibile anche a spostarlo all'estate. Ma quindi... ah, ci picchia che sposa paziente, però? Sì, un po' arrabbiata. Ah, ecco, no. Infatti, perché voglio dire c'era questa data del 21 di marzo sì, che io tutti tengo noi abbiamo. Aspet... Ma per ora eh. ma. Eh, fatemi vedere come si va, anzitutto quando si parla di. Ah, si figuri, campanella. per noi va bene tutto, l'importante è che sia me. contenta la signora. Detto questo, che si fa nel 2020? Il candidato sindaco? Il io candidato. Ho io ho un piano A che è di eh, propormi come candidato a sindaco appunto le elezioni di, di maggio-giugno. Il centro-destra mi supporta, anzi me lo stanno chiedendo di fare il candidato a sindaco e quindi al ritorno dalle vacanze di Natale mm. comincerà la campagna elettorale per elezioni al secondo mandato. Punto. Ok, direi che ha risposto davvero, davvero a tutto, la ringraziamo come sempre insomma, della sua disponibilità e se vuole fare insomma, un augurio allora, più che altro di buon anno. Insomma, di buon, eh, di buon, buon anno sicuramente, il 2020 è una cifra tonda, è un anno tondo, è l'anno di Beethoven. Abbiamo Bello. importanti appuntamenti musicali. Eh, credo che i, i nostri concittadini, cari, cari aretini, troverete nel 2020 una città ancora più bella di quella che si è, sulla quale si sono spente le luci dell'ultimo dell'anno. A voi la, la Marla come me.